Salve e ben ritrovati. Oggi siamo qua sul territorio di Monte Sant'Angelo e volevo parlarvi di un'orchidea spontanea che si chiama Anacanthis morio. È un'orchidea diffusa in tutta Italia, tranne la Sardegna. E qui ho un esemplare proprio vicino a me e poi c'è un bel campo che non so se si riesce a vedere bene. Comunque ci saranno una ventina di esemplari. In quanto qui sul Gargano è molto molto comune come specie. La moltitudine di cromie e di colorazioni quindi è proprio una delle caratteristiche principali di questa splendida orchidea. Altra caratteristica di questa orchidea è che non produce nettare e per attirare gli insetti, per farsi poi impollinare, imita i colori di altre piante. Adesso proviamo a inquadrarla un po' più da vicino per farvi vedere la moltitudine di colorazioni di questa Anacanthis morio. Come vi dicevo, i colori sono veramente unici di questa orchidea. Ecco un profilo del fiore di questa Anacanthis morio. Come possiamo vedere sulla destra c'è questa sorta di prolungamento del labello a forma di corno che va all'insù, che si chiama sperone. È proprio lì che dovrebbe essere presente il nettare, che serve per che dovrebbe essere la ricompensa per gli insetti impollinatori. Ma come abbiamo detto in precedenza, le Anacanthis morio sono delle piante subdole, non prendono in giro e sfruttano solamente gli insetti per l'impollinazione e gli insetti non avranno nulla in cambio. Bene, siamo giunti al termine e vi saluto da questo giardino di Anacanthis morio dal territorio di Monte Sant'Angelo e arrivederci alla prossima specie.